su Bad Radio. Seguici sul sito badradio.it e scarica le nostre app sul Play Store e sull'Apple Store. Bad Radio. Buonasera, benvenuti a tutti a questa sesta puntata della nostra rubrica letteraria Chicchi d'Inchiostro. E questa sera in compagnia di Abel Bordonaro e Ilario Floresta abbiamo il nostro ospite Alessio Restivo, il nostro poeta, e Rita Chiusa che ci accompagnerà con la lettura di alcune poesie del nostro poeta, appunto Alessio Restivo. E questa sera la puntata, il tema della puntata è teatro e poesia a confronto, questi due aspetti dell'esistenza dell'uomo appunto verranno messi a confronto attraverso anche il nostro secondo ospite, che sarà in collegamento visivo via Skype, poiché si trova a Torino. Allora iniziamo subito salutando i nostri ospiti intanto. Buonasera. Buonasera a tutti. Come state? Bene? Abbastanza bene, un po' emozionati. Un po' emozionati, però ci sta. È un bell'ambiente, la radio è un mezzo veramente di comunicazione dove puoi esprimerti tranquillamente. Sicuramente. Infatti il mio titolo del libro tratta un po' nel canto e nella musica, insomma è tutto un po' inerente nel canto e nella musica, che si ricollega perfettamente al testo che ha scelto anche il nostro amico Simone Cammarata, che poi vedremo che appunto che si rifà al canto e alla musica sicuramente. Vogliamo iniziare a leggere una delle tue poesie, Rita, che dici? Cominciamo, sì, dai, iniziamo questo viaggio. Allora, chi benedice a metà dell'opera. Buon viaggio, allora. Grazie. Buon viaggio. La notte dei perché. Il sole adombrò il mio silenzio e i miei perché chiesero grazia a te. Tamai in quel fragore dell'anima, in quella nociva notte dei perché, io amai e non sognai il mio tormento, seppure diedi a te ciò che mancasse da sempre in me. Bene, io allora, come ti dicevo, sono rimasto colpito quando ho letto la tua questa poesia, da un passo in particolare, cioè l'ultimo passo dove dici il mio tormento, seppure diede a te ciò che mancasse da sempre in me. Ecco, io mi focalizzerei su questo mancare. Cos'è che ti manca? Cioè, perché io penso che sì, l'amore sia mancanza, cioè l'amore è mancanza per me. Vorrei che mi dicessi qualcosa, non lo so, cos'è questa mancanza? Cosa ti Beh, ognuno di noi è incompleto, sia esso uomo o donna che sia, voglio dire, quello che volevo esprimere nell'ultimo pezzo di questa poesia è il fatto che praticamente io chiedo a lei, all'amata, di completarmi, perché l'amore credo sia un completarsi anche nell'imperfezione, perché io lo sono, lei lo è, chiunque esso sia, voglio dire, però è un completarsi, quindi chiedo all'amata di colmare le mie lacune, okay, amorose. Ok, sì, questo secondo me si... Poi voi cosa pensate? Cioè, Rita, tu vuoi dire qualcosa per questa mancanza, questo voglia di completarsi? Non lo so. Sì, la mancanza proietta in una dimensione dell'attesa.
E questa attesa nel poeta si colma con le parole. È vero, è vero. L'attesa, sì. Tu scrivi molto di attesa, ho visto nelle tue poesie. Sei in attesa. Sono in attesa. Credo che un po' chiunque lo sia. Chi per date motivazioni, chi per altre. Io nello specifico parlo di amore. Quell'amore che magari probabilmente a volte ognuno di noi vive convincendosi che sia quello, invece in realtà non lo è e attendi altro, ecco. Ma d'altronde il desiderio, che è parte fondamentale dell'amore, giusto, il desiderio è proprio il significato dell'attesa, perché desiderio vuol dire appunto qualcosa che si attende che arrivi. I desiderantes erano quelli che stavano di fronte agli accampamenti romani nell'attesa che arrivassero i dispersi, quelli che non erano tornati. Da lì viene la parola desiderio, infatti. Sì. E c'è questa mancanza, questo sì, forse addirittura completamento in un'altra visione, sicuramente. E qui la mancanza nella poesia di Alessio appare anche come una domanda di senso. Infatti il titolo è La notte dei perché. Sì. Di conseguenza non è soltanto la dimensione amorosa che viene trattata, ma trasversalmente è tutto ciò che noi domandiamo nel senso della nostra vita, che si esprime anche attraverso l'amore. E qui Alessio ha sinteticamente proprio espresso il desiderio d'amore, la realtà dell'amore, perché dice: e non sognai il mio tormento. Quindi ci sono tutti gli aspetti che implicano la vita che però si incanalano in Alessio attraverso l'espressione amorosa. Sì. Vogliamo leggerne un'altra? Ok, dopo. Prima c'era la canzone. Sì, no, la leggiamo dopo e va bene. Adesso allora, va in onda Fiorella Mannoia, Selli. Selli cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Selli una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Selli ha patito troppo, Selli ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Selli è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Selli cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via. Sopra la follia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore.
alla fine ci si deve sentire davvero un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento come se fosse l'ultimo. Cammina per la strada leggera, ormai è sera, si accendono le luci. Ben ritrovati qui, per chi si fosse collegato ora, siamo a Chicchi d'Inchiostro, la nostra rubrica letteraria del venerdì, e abbiamo qui Alessio Restivo, Rita Chiusa e Ilario Floresta. Sempre ricciao. Stavamo... poco fa con Ilario abbiamo praticamente letto una poesia di Alessio e ora volevamo continuare su questa scia di questo tormento, di questa attesa che vive lui attraverso questo dono che ha del poeta. No, allora, aspetta, dobbiamo dire una... aspetta. Prego, dobbiamo prego. Dire una cosa. Cioè, noi qui stasera parliamo di amore, giusto? Sì. Quindi l'amore è tormento, come poco fa diceva ad Alessio... E quando ci siamo incontrati, amore e tormento, quindi siamo proprio in tema. Non c'è amore senza tormento, sì, del sì, genere. Sì, sì, ma sempre perché quella mancanza, l'amore è mancanza, è quello che desideri e quindi non hai, e quindi... Ti tormenti. E quindi sì, ti tormenti. Siamo un po' tutti tormentati, Alessio, qua. Sì. Almeno io profondamente tormentato. Forse perché sono presente io, no, dai, la mettiamo in basket. Assolutamente no, no, assolutamente no. Siamo un po' tutti tormentati. Io molto, anzi personalmente, proprio mi reputo un tormentato cronico dell'amore, sì. E quindi andiamo bene, d'accordo? Andiamo d'accordo. Va bene, scusami quindi, che ti ho... No, anzi, onorato del tuo umorismo. No, no, ma non è umorismo, io sono serio. No, lui è proprio serio. Sono serio, così ah, ok, ma cioè, rende sono... bene anche questo, voglio dire. Sì, no, ma serve più che altro... Guarda, allora, il tormento serve, secondo me, per poi poter scrivere delle meraviglie. Bisogna essere un po' tormentati, cioè, penso questo, la verità. Come diceva la canzone di poco fa, esatto. Selli. Esatto, esattamente. Va bene Alessio, allora... A proposito di tormento, una, sì, stelle di un tormento. Stelle di un tormento. La notte è colma di stelle, sul mio cuore è il mio dolore. Non vi è pace nel tormento. Bacio al vento io rubai e l'amor che sei immortalai. L'amore tuo condanna grazia, ma redime ciò che sei. Io vivo, anima mia, e nel sogno tu sei mia. Abbandono la realtà di una vita che non sa. Bene, ritorniamo allora dopo esserci immersi nella poesia, giustamente ritorniamo, riemergiamo un attimo. Cosa ti porta a... qual è la tua musa che ti ispira? Cos'è che ti ispira? Cioè, a parte l'amore, ecco, la... magari sicuramente generale, cioè, o è una persona, è un albero, non lo so, è il tuo cane, il tuo gatto. È un modo di vivere, essenzialmente. Ognuno di noi vive la sua vita in concomitanza con le sue problematiche, con le sue tematiche. Io ho cercato di esternare una specie di sfogo cioè prendendo un foglio e una penna e gettando giù i miei pensieri che ribadisco sono miei, voglio dire. È un modo di confortarmi,
di raccontare e raccontarmi in quello che sono e in quello che gli altri possono oggi o un domani percepire. Ok, e quando hai iniziato invece a scrivere? Hai un'immagine chiara in mente di quel momento? Sì, molti anni fa. Grazie, non lo so se posso dire così, azzardare questo grazie a una delusione amorosa, un grande amore, non sapendo come sfogare questo mio dolore, questo mio amore in una maniera convenzionale, come poi fanno un po' tutti, magari io che ho un problema con la mia ragazza, chiamo te, ne parliamo. Io sono stato un po' diverso. Ecco. E allora su questa diversità ci ascoltiamo i The Pretenders, Stand By You. So sad, a tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, get mad. Don't hold. To me now. Hey, what do you got to hide? I get angry too. Well, I'm alive like you. When you're standing at the crossroads, don't know which path to choose. Let me come along, even if you're. Rieccoci, buonasera a tutti di nuovo, bentornati su Chicchi d'Inchiostro. Stavamo leggendo noi prima delle poesie di Alessio Restivo, il nostro poeta di oggi,
che adesso ce ne leggerà un'altra. Iniziamo subito, così diamo ampio spazio alle poesie, come è giusto che sia, e meno alle nostre chiacchieracce. Che sono sempre costruttive. Che sono sempre costruttive. Il treno dei sogni. La valigia è ormai pronta. Tutto intorno tace. Supini ancora la città. Mi incammino sul viadotto, affrettando il mio destino. Mi dissolvo nella nebbia ed il freddo è ormai pungente. Alla stazione c'è solo un treno. Salgo in fretta e non mi volto. Il dolore mi invade troppo, ma adesso non v'è più tempo per riveder vecchi dolori spesi. I miei sogni solo sono sopra questo treno. Il cuore infrancherà le sue amarezze. Adesso vado dal rimpianto speso in pianto. Complimenti. Sì. Sì. E questo treno? Il treno della vita. Che treno è? Il treno di ognuno di noi. Il viaggio rappresenta... Il viaggio, l'esperienza... L'attesa prima del salire sul treno, questo mi ha colpito di più. Quando lui parla di città supina, di questo vagone solitario, questo treno solitario, è una cosa che chiaramente a un lettore, almeno a me, ha colpito. E quando lasci un po' il tuo passato e cerchi di intraprendere il tuo futuro, cioè sempre incerto, dove sai per certo ciò che stai lasciando, non saprai mai a cosa vai incontro, però dai molta fiducia, ecco, è sempre un segno di speranza, ecco il treno. Ma che volevo dire. Cosa dice, i sogni sono tutti là sopra il treno. Se non prendi il treno non sai dove è. Cioè li riponi nel futuro. Sì, con tanta speranza. Dietro le righe ho cercato di dare questo segno di speranza. Va bene. Quando l'hai scritta? Cioè, in che momento l'hai scritta? In un momento molto... Che ti capitava per la testa quando hai scritto questa poesia? Io pure quando scrivo... ci sono dei momenti, me li ricordo bene perché scrivo una poesia, ecco. Che momento era? Tu, se non è una domanda troppo personale o che ti mette in disagio, ovviamente. No, assolutamente, è stato un periodo molto turbolento della mia vita, molto travagliato, e credo che come l'ho vissuto io l'hanno vissuto anche gli altri. Un periodo in cui tu chiedi alla vita e chiedi anche a te stesso dove sono, che sto facendo, che ne sarà. Ed è sempre un'eterna incognita, dove oggi è così, domani chissà. Però chiedi di viverti una vita bene sia per te che per chi ovviamente incrocerà le nostre vite, ecco. Okay. Semplicemente questo. Si scontrerà chissà chi si scontrerà con te, con la tua vita, come ci siamo scontrati noi fondamentalmente, ecco. Perché di uno scontro si tratta, Abel, che dici? Uno scontro o di un incontro? Per me è uno scontro, cioè un incontro di significativa importanza è uno scontro per me, non è un incontro semplicemente, ecco, per me è uno scontro, sì. Genera un urto. Sì, da un urto poi si generano altre cose, altre... Dipende dalle personalità, voglio dire. Sì, assolutamente. E le vite. Non le vite. È sempre che ci si scontra. Spesso ci si incontra, ecco. Soltanto. Lo scontro poi avviene. O forse anzi, anche quasi mai, quando avviene è speciale. O forse un incontro. Lo scontro si ricorda. Sì. Perché? Perché nello scontro
c'è un'esplosione, almeno per me. Sì, nell'esplosione io la vedo come due pianeti che si vanno a schiantare, no? Si vanno a schiantare e da questo scontro poi puoi trovare più o meno. Nasce tutto il resto. Dai detriti si crea qualcos'altro. Poco fa abbiamo finito di disquisire in merito all'ultima poesia e adesso siamo di nuovo qui con Alessio Restivo e Rita Chiusa. Alessio, poco fa parlavamo fuori onda in merito ai brani che stavamo ascoltando fino ad ora. C'era un motivo particolare, tu dicevi che li legava in base alla tua... Sì, ho scelto questi brani perché sono mirati a un modo di pensare e di ascoltare e anche di scrivere che forse anche nel tempo mi hanno ispirato in questa mia raccolta. Quindi diciamo che la musica ha un importante ruolo. Sì. Come musa, come ispirazione. Importantissimo, anche perché credo che praticamente io come persona ho deciso di stabilire una connessione con l'altra persona o per chi vorrà attraverso un libro o un foglio, mentre il cantante lo fa attraverso le note. Mm-hmm. Ma sia io che un cantante racconta il suo vivere, il cantante con le note e io attraverso l'inchiostro, come Chicchi l'inchiostro, come sei il titolo del programma, giusto, voglio dire. Ma così come la musica, cioè l'interprete interpreta sia musica che parole nella canzone, ma nella poesia ci può essere anche la musicalità e tu sei molto attento a questo, infatti la tua poesia è musicale per eccellenza. L'influenza del tuo ascolto nella musica evidentemente si è riversato anche nel tuo modo di scrivere. A proposito di questo, direi di ascoltare le note della prossima poesia. Ascoltiamo le note di questa altra poesia di Alessio. Spade di un destino. Spalanco le mie porte e sei lì, amore mio. Nei tuoi occhi da cerbiatta la miseria ti è oltremodo fiera. Io t'osservo e non ti tocco. Risate e baci, ricordo ancora, e sopra un vento che non seppe afferrare il folle gesto. Guardo fuori e mi distraggo. Ti rivedo su quel varco con il cuore da guerriero. Sul mio petto i mille segni di un amor sciupato al vento. So che tu sei particolarmente legato a questa poesia. Perché? Su questo pezzo parlo di un giorno vissuto che ho cercato di fermare arrestandolo in un foglio. Si parla sempre di amore. Ho visto la mia amata in una circostanza quasi al limite tra hai presente i fili di una corrente elettrica? Sì. Dove ti giochi tutto, il tuo vivere, dove un istante può cambiare tutta la tua esistenza tra me e lei. Ecco proprio Spade di un destino è una poesia molto forte. Ma alla fine poi è cambiato questo destino oppure... Credo proprio di sì. sì, è cambiato per me e per lei. Lei ha avuto il suo vivere, io il mio e oggi siamo qui, voglio dire, okay. Oggi sono qui. Quindi è un abbandono. Praticamente sì. È finita... Così, io la ricorderò sempre, lei è rimasta immortale in questo, ecco, penso che gli abbia dato dono nel mio dolore. Sì, ma in fondo poi quando muore una cosa ne nasce inevitabilmente poi
un'altra, giusto? Sicuramente, però lei è rimasta immortale lì. Lei rimarrà sempre lì, ormai l'hai scolpita nella pietra, non lo so dove l'hai scolpita nel tuo cuore. Nelle quattro parole che sono state recitate dalla mia amica poetessa. Assolutamente, a parte nella tua poesia, dico, lei rimarrà sempre lì, dov'è? Sì, ecco, è come una foto. Praticamente la poesia, molti hanno un'idea un po' antica della poesia. Io penso che la poesia sia come una foto. Ecco, tu osservi una foto dà sempre un'emozione, giusto? Bene, la poesia, per chi ne ha interesse, leggendola, ti dà la stessa emozione. Questo ovviamente è un mio pensiero, certo, perché attraverso... Aspetta, però permettimi di dire una cosa, la poesia è come una foto, sì, ma è anche come una cura, giusto? Sì. E allora sì, ci ascoltiamo Battiato, La cura. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato, chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te. Bentornati, bentornati amici di Chicchi d'Inchiostro, e siamo felici di presentarvi il nostro ospite, secondo ospite in diretta video. Voi lo vedete nello schermo ovviamente, Simone Cammarata, eccolo lì,
Ciao, puoi ragazzi, parlare tranquillo. Ciao Simone. Ciao. Ciao Alessio, ciao Rita, ciao Ilaria, ciao Gabriele. Ciao Simo, che bello vederci, vederci qui in questo studio di Bedda Radio, eh? Che bella, è che bella cosa. È bello anche per me. È bello anche per me. È bello anche per me. Non so se ci hai sentito prima. Noi abbiamo parlato di poesia e teatro. E quindi tu ti inserisci nel momento giusto. Più adatto. Oh no. Di cosa avete parlato? Un po' di poesia e teatro? Di chi avete parlato? Cosa avete detto? Abbiamo parlato. Abbiamo parlato del nostro autore Alessio, delle sue poesie, abbiamo letto un po' di sue poesie, abbiamo chiacchierato piacevolmente. Sull'amore e sul tormento, come dice giustamente Abel. Tu che c'hai da dire sull'amore e sul tormento? Così, una freddura veloce. Una freddura. Sull'amore e sul tormento che vanno a braccetto ogni momento. Ecco, ecco. Bella grande questa. Quindi anche tu sei del club. Non del ti nostro... sentisci mai. Anche tu sei del club, no Simo? Assolutamente sì, porto la bandiera. Club tormentati. E la stai portando in giro per tutta l'Italia, tra l'altro. Tormentati e felici. Ecco Simo, dici un po' dove sei, dove ti trovi, che fai di bello col teatro, che cosa combini? Allora vi dico questo, in questo momento sono a casa di Rocco Rizzo, che è giusto palesare in studio, che salutiamo tra l'altro. Ciao Rocco. Lo salutiamo, che è un grandissimo nostro amico. Guarda, te lo va bene, sì, salutate la camera che lui non c'è. Ecco, ciao. Lo facciamo simbolicamente. Ma no, il nostro pensiero gli arriva sicuramente a lui. Gli arriverà, sì, adesso lui è al lavoro e lui è un attore annese, Rocco, è trapiantatosi praticamente a Torino come i capelli di qualche conduttore televisivo. Sta studiando e come me sta facendo una ricerca di se stesso e di se stesso negli altri e degli altri in se stesso, quello che possiamo fare con il teatro e con la poesia. E io sono a Torino in questo momento perché sto recitando, sono in tournée. E questa è la mia prima tournée, ragazzi. Oh, complimenti. Che bello, complimenti, veramente complimenti. E che spettacolo, che spettacolo stai facendo? Starai per fare. Complimenti a chi ha avuto il coraggio di portarmi in giro. Stiamo facendo un super pan tratto liberamente dal romanzo originale di Barry, con l'intento cercare, è un inno all'immaginazione che ogni tanto in questo testo viene totalmente frodata dall'immagine che ce ne ha dato la Disney, no? Perché ma è Peter Pan, scusa, io non avevo capito bene comunque Peter Pan. Il titolo, sì, perché l'audio è un po'. Esatto. Stiamo facendo Peter Pan. Okay. Con le musiche originali di Paolo Silvestri, che è un bravissimo musicista, e compositore originale, direttore d'orchestra di Ezio Bosso e di Bollani, e quindi è un'esperienza veramente bella. Vedo che controllate Gabriele, dovete dirmi qualcosa? Dobbiamo dirti sì qualcosa, perché ci ascoltiamo una canzone fantastica, gli U2. Dai, l'ho scelta io! È certo! E poi ve lo spiego perché. Vai, buon ascolto. Allora sì, ce l'ascoltiamo, gli U2. I'm not afraid to die.
Ok, ci siamo ragazzi, bentornati. Bentornati sempre a Chicchi d'Inchiostro. Per chi si fosse collegato solo adesso o comunque è andato in bagno 10 minuti e quindi si è perso e quindi si è perso l'ingresso del nostro ospite, lo ripresentiamo. Allora, Simone Cammarata in diretta da Torino. Ho gli amici che mi sono levati allora, che è tornato dal bagno. Esatto. Allora la dedichiamo a loro. Facciamo questo, facciamo così. Quindi Simone, noi stavamo parlando della tua esperienza, di questo tuo primo tour, della tua prima tournée che stai facendo, no, a Torino. Con Peter, esatto. Con Peter Pan. Però dopo questa canzone degli due, il cui titolo è molto esplicativo, esatto, che appunto, come hai detto prima, hai scelto tu stesso, quindi perché l'hai scelta? Cioè il titolo che dice, allora, intanto? Il titolo dice non ho ancora trovato quello che sto cercando, ma io l'ho scelta perché questa, sebbene possa sembrare una definizione, in realtà per me è una grandissima domanda che è stata fondamentale per la mia vita, e cioè la domanda dolorosa, sofferta, che però sta portando a una vita veramente spesa bene, secondo me, a una bella scommessa che ho fatto. E la domanda è: ma cosa cerchi? Cosa stai cercando? Dove stai andando? Perché ancora non hai trovato quello che cercavi? Forse perché non stai cercando nella strada giusta, forse perché ti stai facendo la domanda sbagliata, ecco. E questo in realtà questa canzone mi è arrivata dopo che io ero già arrivato qui a Genova, quasi in fase conclusiva del mio percorso, perché sento che questo percorso fa bene per me, mi fa bene, ma comunque la domanda non si è ancora estinta. Quindi, aspetta, cosa vado giù? Ma te la posso chiedere una cosa, Simo? Ah, certo. Dico, ma forse questo tuo voler trovare, ecco, la risposta. Sì. Ecco, la risposta forse non è proprio nella ricerca di questa risposta. Mm-hmm. E non nell'arrivo. È chiaro, sì. Non lo so, è una domanda che mi è venuta adesso, sul momento, sentendoti parlare. Sai perché, Ilario? Perché da quando cerco in questo modo, no? E ho cercato e sto... non faccio altro che trovare domande. Capito? Dice, cioè, più cerca, più... Sì, ma è una via infinita quella, non ha una fine, come l'uroboro senza fine, il simbolo dell'infinito. Ma infatti prima con Alessio, scusami Simone se ti interrompo, parlavamo proprio questo, della poesia come una domanda di senso, che Alessio esprime attraverso la tematica dell'amore, ma che poi in fondo è la domanda di senso della vita di ciascuno di noi. Sì, è il senso, poi il senso che diamo, che vogliamo dare comunque alle cose, perché alla fine poi lo diamo sempre noi, il senso. E la tua ricerca è nel teatro, principalmente. E la tua ricerca è nel teatro, esattamente. E il teatro dà possibilità alle maschere un po' di uscire, no? Quindi anche di avere doppi sensi, quasi come se albergassi nel sacro, no? Dove i due contrari si uniscono, no? Ed è proprio il tema dell'ultima canzone che ascolteremo. Questa che tu hai anticipato, perché è un cercare in due atmosfere, è cercare tra il basso e tra l'alto, e stare nel mezzo, che è dove stanno gli uomini, no? Dove stiamo noi. Sì, non sono proprio d'accordo. Secondo me lo spazio teatrale è lo spazio del sacro, perché convivono sia l'alto che il basso insieme. E non distaccati.
Però, no, però adesso invece ci ascoltiamo Eugenio in Via di Gioia altrove. Okay. Anzi, ce ne andiamo altrove con Eugenio, perché è molto carina questa canzone, mi è piaciuta molto. E allora ce l'ascoltiamo, Eugenio. Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza sporcarti le mani. Poveramente, io ti uccido ogni giorno con le mie idee. Povero cuore, io ti metto alla prova, ma povero me mi perderò altrove. A un passo dalla città, chissà dove mi perderò altrove, senza messaggi e senza le mail. Parla con tutti anche quando non vuoi, la solitudine è una patologia. I giovani un pericolo, non certo una risorsa, ti sorpasseranno. Il presente è un treno che va via. Poveramente, io ti uccido ogni giorno con le mie idee. Povero cuore, io ti metto alla prova, ma povero me mi perderò altrove. A un passo dalla città, chissà dove mi perderò altrove, senza messaggi e senza le mail. Mi cercherai ovunque io sia, mi troverai e mi porterai via. Mi perderò altrove, a un passo dalla città, chissà dove. Sono le frasi che leggi sui muri, scritte da sempre, le fissi per ore. Sono un errore, uno sbalzo d'umore, le verità dette a metà. Sono le frasi che leggi sui muri, scritte da sempre, le fissi per ore. Sono un errore, uno sbalzo d'umore, le verità dette a metà. Mi perderò altrove, a un passo dalla città, chissà dove mi perderò altrove, senza messaggi e senza le mail. Mi cercherai ovunque io sia, mi troverai e mi porterai via. Mi perderò altrove, a un passo dalla città, chissà dove. Oh, veramente, io ti uccido ogni giorno con le mie idee. Povero cuore, io ti metto alla prova, ma povero me mi perderò altrove. A un passo dalla città, chissà dove mi perderò altrove, senza messaggi e senza le mail. Mi cercherai ovunque io sia, mi troverai. Rieccoci, rieccoci, bentornati, bentrovati a Chicchi d'Inchiostro. Ci eravamo lasciati con Simone Cammarata. Con Simone Cammarata, sì, che ci annunciava un po' quello che sta facendo a Torino, sì, la sua esperienza teatrale. E a proposito di questo, lui aveva portato un brano da leggerci. Sei pronto, Simone? Sono nato pronto. Benissimo. Che ci leggi, Simone? Che ci leggi? Allora, vi leggo un testamento. Il testamento all'attore di Orazio Costa, che è stato uno dei fondatori, uno dei pilastri del teatro italiano del secondo dopoguerra. Ve lo leggo subito. Vai. Se sapete che il vostro strumento siete voi stessi, conoscete anzitutto il vostro strumento, consapevoli che è lo stesso strumento che danza, canta, che inventa parole e che crea sentimenti. Ma curatelo come l'atleta, come l'acrobata, come il cantante, assistetelo con tutta la vostra anima. Nutritelo di cibo parcamente, ma senza misura corroboratelo di forza, di agilità, di rapidità, di canto, di danza, di poesia e di poesia e di poesia. Diverrete poesia aitante, metamorfosi perenne dell'io inesauribile, soffio di forme, determinate e imponderabili, di tutto investiti, capaci di assumere, di dimettere passioni, violenze, affezioni, restandone arricchiti e purificati, tesi alla rivelazione di ciò che l'uomo è, angelo della parola, acrobata dello spirito,
danzatore della psiche, messaggero di Dio e nunzio a se stesso e all'universo di un se stesso migliore. Orazio Costa. Bello, bello, bellissimo, meraviglioso veramente, sì, soprattutto il passo sulla metamorfosi dell'io, io lo sottolineerei col pennarello rosso. Anche quando dice ricordarlo. Di danza, di poesia e di poesia. Sì, 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 sì. Che si collega chiaramente al nostro tema. Le metamorfosi che sì, possiamo ricollegarle a quello che dicevamo poco prima della canzone, no? Delle maschere, del teatro, del sacro, anche, ma anche alla poesia, secondo me, perché... Le poesie cosa sono se non una metamorfosi continua? Si cambia sempre, no? Siamo sempre in divenire. È una forma espressiva, magari in una chiave diversa da chi normalmente comunica. Noi decidiamo di scrivere in una maniera, in una chiave un po' così diversa dal luogo comune di chi comunica, dall'associazione di parole comuni, perché sì, abbiamo questa possibilità noi magari associare le parole improbabili anche fra di come loro. Dice la mia amica, praticamente noi lo usiamo un linguaggio diverso, sì, ma è un quotidiano, mentre a teatro praticamente si mette in scena ciò che magari un poeta o una poetessa scrive. Io lo scrivo, lui lo mette in scena. Sì, 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 ecco. Potrebbe anche succedere questo. Aspetto, un atto unico per me. Ok. Allora, ragazzi, ci ascoltiamo un altro brano noi. Sì. Che dici, Simo? Va bene per te? Beh, ce l'ascoltiamo, se no il nostro Gabri ci tira le sedie pure, non so cosa fa quest'oggi. No, Gabri ci riempie della sua professionalità. D'accordo, e allora ci rivediamo dopo Tommy Stem. Team. Ok, questo è importante, non ne parlo. Ok, a dopo. We'll be right back.
bentornati a Chicchi d'Inchiostro. Siamo qui con Simone Cammarata e Alessio Restivo. E poco fa Simone diceva che c'è un motivo per cui ha fatto mettere questa canzone che abbiamo sentito adesso. Qual è, Simone? Allora, il motivo è questo, Abel. Praticamente questa è una canzone che mi ha accompagnato dal primo lavoro che ho fatto e che ricordo, teatrale intendo, e che ricordo sempre con grande affetto, che fu un giardino dei cibi che feci a scuola, e io facevo il liceo delle scienze umane, e di Anton Chekhov, e questa canzone me la fecero inserire in una scena in cui il proprietario terriero, che era, come si dice da noi, un villano arricchito, comprava la proprietà in cui era stato schiavo tutta la vita. Questa canzone, dopo ben quasi 6-7 anni, è stata ancora fonte di ispirazione per il prossimo lavoro che farò con prodotto dal Teatro Nazionale di Genova. Quindi direi che dal liceo socio-psicopedagogico al Teatro Nazionale di Genova, qualche chilometro c'è qualcosina, giusto qualcosa c'è. Una mangiata. Sì, esatto, ma la passione è rimasta, il fuoco è rimasto quello. E il lavoro che farò, mi hanno scritturato per un monologo che farò nella rassegna di drammaturgia contemporanea a giugno, debutteremo il 19 giugno con la regia di Alberto Giusta, e il testo è di Efthymis Philippou, che è lo sceneggiatore dei film di Lanthimos, candidato all'Oscar 2 anni fa per il film The Lobster, che non so se qualcuno di voi ha visto. Ma è fantastico, quel film è allucinante, è bellissimo quel film. Sì, è molto bello, e ti consiglio di vedere anche gli altri film di Lanthimos, come L'ultimo, La favorita, o quello di prima, Il cervo, il sacrificio del cervo sacro. Tutti sì, alcuni li ho visti, ma mi pare che è greco questo regista. Esatto, questo regista, questo sceneggiatore sono entrambi greci, e quindi ereditano un po' dalla Grecia, che sta vivendo un periodo culturale veramente molto intenso, contraddittorio, doloroso, ma l'arte trae linfa vitale quasi da questi aspetti, dal tragico della società. Sta veramente traendo lo sceneggiatore eredita sia dalla cultura greca ellenica, sia dal momento storico schizofrenico che sta vivendo la Grecia. È abbastanza disperato. Quindi è un testo veramente, veramente forte. Sono l'unico attore in scena. E questa canzone mi ha ispirato molto, perché conserva sia un aspetto apollineo, quindi lirico, quindi alto, se l'avete un po' ascoltata, ci sono addirittura degli accenni di musica lirica. Poi si infrange contro la nuova musica elettronica, la dubstep, che è un po' l'espressione di uno spirito dionisiaco che viene dal basso, che viene dalle viscere, e quindi è una canzone che unisce, che mescola, che mi ispira sempre molto per questi lavori. La metamorfosi è Simo. Cosa? La metamorfosi è, dico. È la metamorfosi, sì, è la metamorfosi, ed è in sé un'entità che continua, è una metamorfosi perenne, sì, è già un essere in sé che continua a metamorfizzarsi. Esatto, esattamente. Coniamo un po' di termini come ha fatto qualcuno. Allora, io ho una domanda da fare prima a te e poi al nostro poeta. Tu cosa pensi della poesia e della figura del poeta? Simone, con te di dire. No, chiaro, mi hai fatto una domanda, okay. mi hai un attimino dato una sospensione. Cosa ne penso? Spiazzato. Tu hai la risposta pronta, perché io non ce l'ho.
No, 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 forse ce l'ha. Forse Alessio ce l'ha. Beh, ce l'ho io. Se la giriamo, vediamo cosa mi dice lui. Sembra la stessa. Sì, la stessa. Ma forse, però... forse è il caso che la diciamo dopo. Così, allora, vi diamo il tempo di pensare, raga, a questa domanda della vita. Esatto, tu gioisci. E nel frattempo ci ascoltiamo Johnny Marsiglia, fantastica. Illusione. Dai, fantastica illusione, raga. Dai. J.M. Jojo, Killa Soul, in vista dei tempi in cui tutti sapevano solo che era per fanno. Ho provato a dare tanto, onesto significa intanto, immagazzinando quest'anno, ho messo un pezzo di vita in quest'album. Erba e musica, lei dice che la vita per me erba e musica. Io dico che sto gioco per me come una carezza sulla pelle ruvida, uno schiaffo sulla schiena umida. Tieniti la cena tiepida e non dirmi che era l'ultima volta in cui la casa offre. Stasera cosa la casa offre? Milza e limone mica aragoste. Non parlo come chi parla come se la strada fosse di sua proprietà. Spaesato come chi cerca ancora la sua strada e forse un giorno la troverà. Ho tante cose a cui pensare ora, pesi da mollare, obiettivi e possibilità. E i momenti sì e i momenti no, dimentico alcuni momenti, tanto so che il tempo non me li ridà. Dici cose bene, dici cose male, scusa, dici a me, ma non so chi sei. E non so chi sei, e non so chi sei, sì, non so chi sei, anche se dovrei. E anche se dovrei, scusami però, io non so chi sei. So che è tutto finto, anche la tua finestra è un display. Non resta che tentare. Fantastica illusione. L'illusione è fantastica fino a quando non sai che lo è. Meno è di peso nella tua missione. Meglio è un'illusione, rimane quello che è. La mia musica parla per me. I miei versi rispondono per me. Anche se qualcuno qua guarda, parla, straparla e vedo un po' che si domanda perché. Sono ancora giù con la mia città. Vivo ancora due realtà, due mondi. Vado alla velocità della vita sull'autostrada dei sogni. I giovani vogliono tempo e soldi. Chiediti cosa sentono. Come un leone che gli sbrana il petto. La paura del futuro fa uno strano effetto. Tutti credono che meritano di ricevere, dare, fare, strafare, competere. Ciò che conta per chi conta non è partecipare. Ciò che conta per chi conta è non perdere. Se è vero che chi è vero non va, non arriverò a domani. Perché questa è la mia vita, la mia storia, il mio dolore, la mia gloria sulle mani per me. Dici cose bene, dici cose male, scusa, dici a me, ma non so chi sei. E non so chi sei, e non so chi sei, sì, non so chi sei, anche se dovrei. E anche se dovrei, scusami però, io non so chi sei. So che è tutto finto, anche la tua finestra è un display. Non resta che tentare. Ci siamo, ragazzi, bentornati su Bedda Radio a Chicchi d'Inchiostro. Siamo sul chiudere alla fine della nostra puntata e chiudiamo, vogliamo concludere con questa ed ultima domanda, questa domanda esistenziale? No, sto scherzando, non è esistenziale, no, vorremmo sapere il vostro parere sul teatro e sulla poesia ad un poeta ed un attore, interscambiando le discipline, diciamo. Bellissimo. Facciamo così. Allora, Simone, come vedi la figura della poesia e del poeta? Sì, ti vediamo, Simone, ti vediamo. Allora, la poesia è la cosa più importante della vita. Occhio Alessio, perché comunque lui sta iniziando pesante, quindi pensaci bene a quello che devi dire sul teatro, eh. Vuoi aggiungere qualcosa, Simone? È la cosa più importante della vita ed è la cosa non solo più importante ma anche più essenziale.
è la natura più essenziale dell'uomo stesso, secondo me è così. Quella primordiale? E anche quella futuristica. Insieme. E allora siamo lì, siamo sempre là nel sacro, ragazzi, c'è poco da fare. C'è poco da fare. La vita è sacralità poi in fondo, se ci pensi. E quindi tu ci hai pensato? Abbastanza. Io credo che praticamente il teatro sia una magia. Una magia perché praticamente ti permette di intercalarti in mille ruoli, pur rimanendo te stesso. E poter scoprire varie sfaccettatudini di personalità, caratteri, stili di vita, anche racconti, narrazioni di un vissuto che a te non appartengono. Ed è anche molto difficile l'ambiente del teatro, forse anche molto più della poesia, perché io vado di getto, tu devi interpretare me, ecco, e non è che poi sia così tanto facile, è più facile raccontarsi che calarsi nei panni di calarsi nei altro. Ecco, è molto più difficile, cioè il teatro è una vera e propria arte, cioè dove poi ognuno ha i suoi stili, c'è un teatro umoristico, c'è un teatro drammatico, c'è un teatro storico anche, di chi ti racconta di personaggi storici nel suo contesto. Insomma, che dire, una vera e propria arte da cui attingere, ecco. D'accordo. Chi recita vive due volte. E allora, ragazzi, noi bene. Che viviamo due volte ci salutiamo. Noi che apparteniamo al sacro, allora abbiamo detto. È al tormento. Noi viviamo sempre, non viviamo solo due volte, viviamo per sempre. È per sempre. E allora noi ci salutiamo qui, ringraziamo i nostri ospiti, Vita, e Alessio e Simone. Grazie Camara. A voi, grazie di averci visto in radiovisione, in radio. Radio ascolto, dappertutto, non lo so, e anche nella vita reale. Ci rivediamo il prossimo venerdì con un altro appuntamento di Chicchi d'Inchiostro. Ciao raga. Ciao Simone. Ciao.